E allora siamo in compagnia di Antonio Carpagnano, torna con noi l'amico del cuore. Buongiorno Buongiorno a te, Antonio, ben trovata. anche a te, è un grande piacere come sai, condiviso da tante amiche che ci seguono da casa. Bene, Questo mi fa piacere. allora Antonio, abbiamo un po' di tempo, penso che dedicheremo a questo un paio di puntate. Vi ricordate quel progetto di cui vi abbiamo parlato? Adesso magari Franco vi fa vedere la nostra locandina. Questo progetto, eccola qua. Questo bellissimo progetto, la banca del cuore, metti il cuore in cassaforte. Allora, intanto io partirei proprio dal titolo di questa importantissima, di questo importantissimo appuntamento e iniziativa. Perché la banca del cuore? Eh sì, allora, intanto diciamo che quello è il sottotitolo. Il titolo fondamentale rimane sempre Cardiologie aperte per il tuo cuore, che è una manifestazione che si fa ormai da decenni e non è frutto di una invenzione del dottor Carpagnano o dei Carpagnano, pochi, che certo. non c'entrano assolutamente niente, ma è una ideazione della Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri, cioè l'associazione che comprende tutti i cardiologi d'Italia, in più con il contributo anche della Fondazione per il tuo cuore. Sì. Infatti nella locandina è importante, e noi lo riportiamo sempre con grande piacere, per la ricerca dona ed ci sono tutti gli estremi per questa fondazione che di fatto lavora per la ricerca. Quindi è l'ideazione di un progetto importante. Poi te ne parlavo prima, in corso d'opera io ho cambiato il sottotitolo. Vabbè, Prima gliel'avrei era dovuto dire, sul però cuore, va bene, questo al per cuore non io si comanda, ma la diciamo che verità è che il progetto La Banca del Cuore è una innovazione assoluta. straordinaria. Un'idea del professor Maseri e dell'AMCO che noi abbiamo accettato, consentimi anche di dire con un pizzico di orgoglio, siamo l'unica L'unica, unità esatto, operativa di cardiologia che aderisce. riabilitativa che gli altri considerano del far niente, che aderisce a questo progetto. Nella BAT siamo gli unici cardiologi, cioè io, perché sto solo io lì, è una dottoressa da pochi mesi. Perché è importante questo progetto? Quindi è un progetto non un taglio di nastro di partenza, ma è il tentativo di arrivare tutti insieme a tagliare il nastro dell'arrivo, che è diverso. Eh sì. Infatti, la Banca del Cuore è una banca virtuale. Stavo dicendo, hanno ideato questo. In questa banca noi andiamo a proteggere il cuore di tutti gli italiani, con la speranza che altri centri, in numero ancora più sostanziale, più sostanzioso, vi possano partecipare. In che cosa consiste? Che significa metti il cuore in cassaforte? Intanto la cassaforte è il luogo dove devi custodire un prezioso, Eh quindi sì. niente di più prezioso del cuore di ognuno di noi. Noi facciamo in quella giornata e poi mi auguro nel tempo, ne parleremo ancora dopo, faremo alle tue amiche per esempio, Sì, ce ne sono tante, che si sono agli iscritti alla prenotate. Bat Cuore, ce li faremo, li chiameremo. Se me lo permetti, Sì. voglio ringraziarvi, perché questo è stato un ulteriore riscontro dell'affetto che le nostre amiche hanno, di come ci seguono. E il fatto di aver avuto tante telefonate di signore che si sono prenotate non può che avermi fatto piacere. Quindi grazie mille E questo davvero. fa anche piacere a noi perché la condivisione su un progetto, indipendentemente dal fatto che sia gratis, ma la condivisione su un progetto è un qualche cosa, è il motore, la benzina della nostra attività. Facciamo quindi l'elettrocardiogramma,
i dati clinici, tutti la storia clinica del paziente, se è iperteso, se è diabetico, peso, altezza, e tutti questi dati vengono inseriti praticamente nel server, che è la cassaforte virtuale, certo, nel server nazionale. A chi aderisce, a chi viene a fare, noi daremo questa card, che è una sorta di bancomat, va bene? Una card strettamente personalizzata, c'è una password che viene inserita dall'utente, sì, dall'utente, e con quella card, con quella password, il paziente, il soggetto, può, collegandosi al sito internet www.batcuore.it, può rivedere sostanzialmente tutto quello che è stato fatto. Questo perché? Scusa un attimo, questo da una parte, ecco questo invece. E mentre dietro c'è il codice fiscale, che è il PIN, esatto, no? Sopra, e poi, sotto vedi che è mascherato, sì, la password. Si vede. Quando il destinatario di quella card andrà a pulire questa parte. Ed è la sua password personale, dove solo lui può entrare attraverso la banca del cuore e rivedere quindi la sua storia clinica. Questa idea, l'acqua calda, ma questa idea è meravigliosa se pensi che nasce da una esperienza che non solo vostra, utenti, e quindi le tue amiche, ma un'idea che praticamente è una necessità che abbiamo rilevato pure noi medici cardiologi in particolare. Cioè viene il paziente, hai mai fatto un elettrocardiogramma? Sì, me lo fai vedere? No, dottore, dottore, non lo è so, cambiato dov'è, casa, è modo, non so dove sta. Vero. Invece in questo modo il cartaceo viene sostituito con questa card. In qualsiasi punto del mondo ti trovi, accedi a un pronto soccorso. Allora, qual è l'importanza? L'importanza è, naturalmente, il normale, grazie a Dio. Quindi, quando tu ti fai il controllo dell'elettrocardiogramma, normale era, normale è rimasto, non ci sono problemi. Quando nasce il problema? Quando c'è il rilievo di un qualche cosa che è un po' strana. Quindi, per noi, avere un punto di riferimento precedente ci dà una maggiore chiarezza nel fare la diagnosi, la prognosi e gli ulteriori accertamenti da fare. Quindi a questo punto il cartaceo non c'è più, perché te lo metti nel portafoglio, stai in vacanza alle Maldive, a un certo punto può succedere un colpo di calore, non ti senti bene. Con questa card il medico delle Maldive si collega a www.batcuore.it, digita la password Carpagnano e viene fuori l'elettrocardiogramma, se o no iperteso, se o no diabetico, eccetera. Quindi è un progetto bello. Bello, proprio sì, bello. Molto importante. Poi, ideato, fatto abbiamo abbracciato progetto nazionale, esatto. Ma è un progetto nazionale, cioè di chi non solo utilizza il vantaggio in tutte le cose, nella ricerca è così, non si utilizza solamente il vantaggio a favore dell'utente, ma si utilizza anche il dato per fare ricerca, perché in questa maniera il professore o chiunque, i gruppi di studio, chiaro, che vogliono vedere la evoluzione, basta digitare dai campi che sono messi lì, del computer, chi lo sa usare, noi chiaro, siamo una generazione andata, ma con un solo tasto riescono a vedere come si comporta, in quanti sono che hanno un determinato tipo di patologia e come questa patologia sta evolvendo. E quindi tutto questo è importante da un punto di vista, una parola brutta, epidemiologica, però che tecnica, però il dato è di capire lo stato di salute dell'italiano, per capire anche in quale direzione fare indirizzare la ricerca, che non deve essere, come ha sempre detto il professore, siamo d'accordo con lui, che non deve essere sui caratteri generali, chiaro, ma deve andare sul singolo, sulle singole patologie.
Allora, io ti ho lasciato parlare, noi parleremo ancora di questo progetto, come dicevo prima, perché insomma vorrei che questo messaggio arrivasse forte e chiaro, anche perché è una opportunità, insomma, importante da sfruttare e da veramente da cogliere al volo. Adesso vorrei entrare un attimino in come questo progetto è strutturato. Quindi voi avete preso, noi prima parlavamo di una giornata, invece qui adesso si tratta di una intera settimana su cui voi spalmerete, no? Certo, una certo. serie di richieste, certo, di appuntamenti, certo, di persone che vorranno fare. Allora, prima di tutto mi devi dire, Antonio, se si paga e se è necessario avere, perché una delle domande che mi è stata fatta al telefono quando ho avuto le richieste di prenotazioni è: si paga? No, adesso però ve lo dirà lui. E la seconda è: ma io devo venire con la prescrizione del mio medico? No, allora diciamolo con estrema chiarezza. Intanto questo è un progetto di sensibilizzazione e quindi non si paga, costo zero. Costo zero. Naturalmente, per evitare la telefonata, sì, ma Miri mi ha detto che io posso, nelle manifestazioni di sensibilizzazione, noi riserviamo un numero di, esatto, di posti. Posti. Per esempio, abbiamo pensato ai soliti nostri 100. 100, non 100 sono le tue telespettatrici, 100 sono tra queste stanno chi aderisce alla Batcuore, perché tieni conto, abbiamo visto la locandina che noi abbiamo la necessità di spingere. Chiaro, la nostra associazione, e agli iscritti della nostra associazione riserviamo infatti tutta una serie di service che non sono e non possono essere estesi a tutti. La manifestazione è a carattere globale. Quando continueremo, quello che faremo noi come associazione sarà ancora e sempre gratis, perché il nostro obiettivo sarà quello di sensibilizzare, e per sensibilizzare devi investire i campi più vasti. Nella locandina abbiamo messo, stiamo facendo una raccolta fondi per comprarci questo elettrocardiografo, perché qui è il problema. Cioè, non tutti gli elettrocardiografi, anzi nessuno attualmente in funzione, ha il sistema di collegamento al server nazionale. Questo, che è della Mortara, di questa ditta prestigiosa di apparecchi elettromedicali, ha messo a disposizione nel territorio nazionale 50 elettrocardiografi e noi siamo uno di quei 50 in Italia. Bene. Quindi a noi è stato dato incomodato d'uso per una certa fascia di tempo, non certamente molto estesa. Ma noi abbiamo chiesto, e sicuramente otterremo, di comprarlo. Perché nel momento in cui l'associazione compra questo apparecchio, io mi posso, d'accordo con te, ci inventiamo in qualsiasi noi due, momento, la chiaro. Giornata della prevenzione, che non è quella nazionale, ripeto, non dobbiamo tagliare nastri di partenza, non ce ne frega niente. Noi dobbiamo strappare il nastro dell'arrivo. Il concetto fondamentale, stavo dicendo, è quello di estendere il più possibile l'utenza che afferisca a farsi questo tipo di elettrocardiogrammi con i dati clinici, per immettere quanti più dati possibili nel server nazionale. E quindi è importante che voi abbiate di vostra bravissima. Allora, questa volta ce l'hanno dato incomodato d'uso, perché noi siamo bravi, ce lo diciamo da soli, non ce ne frega niente. Noi siamo bravi, manifestazioni di questo genere ne facciamo tantissime, con tantissima gente che non ha mai versato una lira. Quindi lo possiamo. Per continuarlo a fare abbiamo bisogno di un elettrocardiografo che sia collegabile con il server nazionale, e quindi una volta che come associazione noi abbiamo comprato
questo elettrocardiografo, poi ce le inventiamo le giornate, che possono essere per esempio mattina amica a tutte coloro le quali hanno interesse, intenzione di farlo, non rivolgendosi al dottor Carpagnano che non c'entra niente, si rivolgono a Merituoso, dice quando è la prossima giornata della prevenzione, allora in quella giornata della prevenzione noi prendiamo 20, 30, 40 delle tue amiche e faremo questo elettrocardiogramma intanto gratis. Intanto però l'elenco che noi abbiamo resta quello valido, parte. Quindi sarete sicure, contattati direttamente le chiameremo da loro. Perché siccome abbiamo avuto questo elettrocardiografo, intendiamo utilizzarlo per questa, per la banca del cuore, ed è più complesso rispetto alle altre, perché le altre volte nella giornata con tre elettrocardiografi, tre infermieri, eccetera, riuscivamo a fare 100 elettrocardiogrammi. Non è possibile con uno solo. Quindi ne faremo di meno, tant'è che ho cambiato anche la data del manifesto, non è più 21 febbraio, ma dal 21 al 28. Cioè, però una volta che io ho l'elenco che tu mi dai, la mia infermiera che è bravissima, le chiamerà e dirà per questo giorno, magari quel giorno la tua amica non può venire e chiederà di spostarlo e noi avremo difficoltà perfetto a fare anche va questo. Va bene, Antonio, il nostro tempo è terminato, però magari noi ne approfittiamo. Due visto... parole solo mi devi far dire. Come velocissime. No? Certo, prego. Io te lo chiedo, non voglio prevaricare il tuo ruolo fondamentale di moderatrice. Dimmi tu. Allora, questa è la banca del cuore, abbiamo detto che cos'è, è benissimo. Però sempre perché uno non mi dica guarda che sei un presuntuoso perché tu tagli solo nastri di partenza, io dico no, guardate che i nostri sono progetti nel tempo. Il secondo progetto che è scritto lì nella locandina delle cardiologia è il progetto La prevenzione frequenta la scuola dell'obbligo, una parola lunghissima. No, ne parliamo ancora, ne parliamo di nuovo, ne parliamo nella prossima, non riusciamo, altrimenti resta un'infarinatura e non, visto che abbiamo la possibilità di parlarne, abbiamo questo tempo 21, a disposizione, 28. Io spero che... Facciamolo anche nel 21-28, sì, sì. Comprende anche... No, quel progetto è un progetto che di qualche anno già, e che quindi questa è la quarta edizione che andremo a fare, con la speranza di poter inserire tutti perché quei dati clinici abbiamo... nella banca del cuore. Io mi ricordo, noi l'abbiamo visto sì. anche l'anno scorso, abbiamo fatto, stavate voi come Amica 9, tra l'altro siete invitati a esserci anche il 21, perché il 21 invece nel liceo scientifico, grazie alla cortesia, alla sensibilità del dirigente scolastico, il professor D'Ercole, noi andremo nel liceo scientifico invece sabato mattina a fare un corso di rianimazione di base a 50 ragazzi del liceo. Questo dobbiamo tornare e questo anche speriamo, su questo argomento. Speriamo, no, questo ci ritornerai perché il tuo direttore sicuramente anche in questa circostanza sarà non presente. Potrà non portarmi la telecamera. Va bene, senti, va bene, noi la settimana prossima siamo proprio all'inizio nella prossima puntata della settimana dedicata alla Banca del Cuore, questa iniziativa Metti il Cuore in Cassaforte, però se tu vorrai noi continueremo a parlarne e torneremo poi a parlare di questi altri due progetti, proprio per sottolineare che non si tagliano soltanto i nastri. Bravo. Va bene, ho capito che e neanche le teste. C'è qualcosina qua sotto da scoprire, lo faremo. Grazie mille Antonio, grazie della tua presenza, grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento con me come sempre a domani mattina, altri ospiti, altri nuovi argomenti, sperando sempre di esservi di buona compagnia. Ci vediamo domani, buona giornata, arrivederci. Io la mattina ed uno sguardo in giro, diceva che era brutto invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena, mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male, buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori, galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi, splende un grande sole su.
sai.